Quando muore una persona di Cile, dice, ma parito, ma soggio. Ho aspettato luce ferma, vai bene in casa. E andava a chiedere in casa con tutto il sacramento. E comincia subito a vedere la chiesa. Quando volte veniva, passava tutte le volte che passava, salutava. Non c'era mai una volta che passava e non salutava. Era. Oh, perché ora è morto. Oh, perché ora è morto. Andiamo a mio nipote Martino, come sono andata? No. Qua non sei ancora andata. Ha mangiato la tua. Ora sono in breve. Un po' di respiro, un po' di respiro, un po' di respiro.
comunque torni da morto. Torni da coglione. Leo, adesso poi trasmette i presenti, Sì, è vero. Perché vengono contagiati. No, 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 c'è pelle. Ma la guidano pure. Morale della brutto, dai, ma ancora, no? Nei paesi dell'entroterra. A questo punto mi fa arrivare il prete, mi arriva con la tonica nera, senza. Se ne arriva davanti alla porta, la prima cosa che si mette è la. Avevi chiamato la bandoliera da te, che e si mette la. La fascia, così la fascia viola. E appena solo vedono, può parlare il prete che entra. Altro che i marocchini, i tunisini che gridano, un grido strazzato. Che ci buttano addosso. Addosso non vogliono che se lo portano. Allora tu prevedi questa donna che viene presa di peso, portata all'impiego, cominciano a passare ciapezza, no, e chi da. Si butta per terra, piglia la isola, aspettano a sé, la siedono, a un certo punto. Rosina, la prima cosa che fa è subito. Già in quel momento ha dimostrato la sua libertà. Libertà. La sua libertà. La sua libertà. Tu che da lontano vedi quel feretro che subito ci mettono il coperchio, va bene, subito, vanno via e che la gente comincia a fare, ancora sei stata buona. Perché in quel momento ti lascia andare. Assaggiene troppo, dai, vai. In Liguria invece è diverso. Tu senti lì, c'è un incidente straordinario. È morto. È morto. È Liguria è diverso. Ma si va. Ettore, le troppie. Ettore, le troppie. E ora mangio io tutto. Arriva. Arriva. Meglio. La migliore vendetta si sente in un piatto ferro. Buono, per caso ti faccio venire la paura io alle toppie, appena ti metto a. Comunque quando dicono è morto sai. È buono. In Liguria. Tu arrivi, quando dici dov'è? In casa mortale. Arrivi, con tanta di quella politica, arrivi là davanti. Vedi, già quello è troppo bene. Allora vedi, il parente ti dice. Contagliare. E che mi piacerà? Sarebbe serio. Lì è finita. Grazie. Rimani così. È già troppo. No. Rimani così. Dice mio. La prima cosa che piglia è la sigaretta. Esatto. Che fa molto Humphrey Bogart. Prendi la sigaretta e l'accendi facendo proprio l'emozionato. E pensi come faccio a dire c'è il camennaio qui. Come faccio a dire. La camicia! Come faccio a dire. Non c'è questa camicia! Quindi ci fanno. Quindi ti fanno subito così. Come, e nel frattempo c'è Francesco a fianco che ti dice ecco, ma che tiro è? Quanti sono i funerali? Dico domani mattina a letto, domani pomeriggio a letto. Ah, a letto. Io mi metto nel cofano, dico no, tu non ti metto nel cofano, se mi rispondi il tuo cofano. Chi si risparmia anche su quello? Escono, prendiamo una sigaretta e ci sono in macchina. All'indomani mattina, già sanno che all'ospedale, in quella chiesa, all'indomani in chiesa sono messe là. Sì, ci sei stato a fare i piogli. Ancora deve arrivare il feretro.
No, dai, ma forse, ma che tu la facciamo i viottoli? Ma quando ti inchiavi quest'anno con me? Quando arrivano? Ma sì, ma è dappertutto, è così. Hai voglia. La mortalità è finita. Andate in pace.